Ieri è uscita la classifica per la qualità della vita. Caltanissetta dal 101° posto è passata al 105°. La miglior provincia siciliana per qualità della vita è Ragusa, che però è all'84° posto, precedendo Trapani al 93°, Messina al 96°, Enna e Palermo al 97° e 98°, Catania al 102° e Agrigento la segue, quindi Caltanissetta è terz'ultima, penultima è Siracusa, peggio solo Crotone in Calabria che è ultima al 107° posto. Lo sostiene la classifica annuale sulla qualità della vita stilata da Italia Oggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni. Abbiamo ascoltato le dichiarazioni del sindaco Roberto Gambino e di alcuni cittadini nisseni. La classifica ci porta alla realtà. La realtà è quella del 105° posto, le per l'intera provincia di Caltanissetta. E sicuramente questa è una cosa che ci deve far riflettere tutti. A me, diciamo, la mia riflessione parte dal mio anno di insediamento, che eravamo 107esimi, quindi ultimi. Dopo 2 mesi dalla mia elezione eravamo 107esimi. Però questo non vuol dire nulla, noi stiamo lavorando alla grande. Stiamo lavorando nel campo delle infrastrutture, della sanità e andando a cercare di risolvere i problemi atavici che ha questa provincia. Che non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Anzi, forse meraviglia perché non siamo all'ultimo gradino di questa scala. Basta farsi un giro per la città, soprattutto per il centro storico, e capire cos'è questa che era forse una volta una città. La stiamo riducendo a un paesotto, forse ancora peggio, e ogni giorno di più si vede il declino assoluto. Basta chiedere ai giovani e soprattutto loro sapranno dire cosa è questa città gloriosa e stupenda, laboriosa e bella. La vivibilità. Ragazzi, se perdiamo il centro storico, la città può chiudere, i cittadini non esistono più, siamo tutti persone senza identità. E purtroppo Caltanissetta, come vivibilità, non è che siamo al top, qua francamente manca tutto. Non abbiamo né strade, né lavoro, né commercio, non c'è più niente. Se tu vedi le strade sono tutte deserte, i negozi tutti chiusi, è una cosa veramente inverosimile. Siamo quasi, sembra una città deserta. La qualità di vita e gli elementi che la determinano, al di là dei criteri che sono stati usati per la definizione di questa classifica, su cui magari si potrà contestare qualche elemento o qualche criterio, però resta il fatto che la qualità della vita della città è assolutamente indescrivibilmente bassa, in particolare quella del centro storico.